abbiamo avuto proprio davanti a noi la percezione del colpo subito alle gambe, non alle braccia, da Santa Rosa. Forse non avrà avuto neanche contezza lo stesso Marco Caprari, cui siamo legati da stima, amicizia, affetto per tutto quello che ha fatto qui a Trapani, anche sul profilo non soltanto sportivo ma come persona. Ha dimostrato tutto il suo valore nelle sue due distinte avventure qui a Trapani. Completa il gioco da 4 punti Santa Rosa, è sempre una rarità. Trapani che va avanti, 11-7. Adesso a zona la squadra di casa, Canelo, un po' di imbarazzo in Agrigento nell'affrontare la zona. Santa Rosa minaccia il tiro, Evangelisti va per Soloperto, grande azione di Soloperto che forse subisce fallo. Per l'arbitro è solo palla, deve correre in difesa Trapani. Davide Virginio non affonda il coltello nella transizione difensiva di Trapani. Prova Agrigento ancora ad andare su Pennisi, l'idea buona, non altrettanto la conclusione. Evangelisti in palleggio, tanta gente è arrivata anche questa sera. Soloperto, Tessitore, Canelo minaccia il tiro, poi ci ripensa. L'uscita di Evangelisti, il tiro da tre di Walter Santa Rosa, 7 punti per lui, fantastico inizio di gara, 14-7 per Trapani che prova già a fuggir via. Agrigento era partita meglio sul piano della serenità, della convinzione. Adesso Trapani, Canelo fino in fondo, non può sbagliare Giancarlo Canelo. 16 per Trapani, 7 per Agrigento. Time out chiesto da Luca Corpaci. È stato un break che ha vissuto sostanzialmente sulle due conclusioni pesanti di Santa Rosa, una delle quali incrementata dal fallo subito da Marco Caprari. 7 punti personali per Santa Rosa, poi questo anticipo e il canestro di Canelo, un 9-0 che ha spaccato in due il match, 16 per Trapani, 7 per Agrigento. Sono due squadre che non stanno vivendo certamente il momento migliore della loro stagione, però certamente sarà più pronta Trapani a farsi vedere in questo frangente del match e a sistemare un po' le cose. In definitiva direi che, mentre mi ha raggiunto Danilo Salfi, buonasera Danilo. Buonasera, gran bella partita mi sembra, almeno il clima. In definitiva direi che la zona predisposta a Giovanni Benedetto nelle ultime 3-4 azioni abbia un po' messo in difficoltà il sistema offensivo di Agrigento, che cerca come prima soluzione sempre quella di Pennisi. Trapani si alza il grido dalle tribune, 4-56 nel primo quarto a giocare. In attacco Caprari in zona di post basso dal cuore dell'area. Marco Caprari sbaglia sul primo ferro, chissà se sente l'emozione. Canelo a correre, Soloperto, Tessitore, l'uscita dal blocco di Evangelisti puntualmente servito, il cambio difensivo che premia Soloperto. Questo fallo in attacco è frutto dell'esperienza di Marco Caprari, la sensazione era che non ci fosse. Va bene così, va al cambio Simone Candela proprio per Mattia Soloperto. Trapani abbassa molto il quintetto, può provare a correre un po' di più. Danilo, che impressione hai di questi primi 5 minuti e mezzo? L'impressione è quella di una Trapani molto motivata, che non ci sta a perdere altri 2 punti, Fabio, nonostante Trapani abbia bisogno di un nuovo giocatore. Dopo la partenza di Marcante, Trapani ha sicuramente sofferto le rotazioni, ma mi sembra proprio che non ci sta a perdere. Nel frattempo va a segnare il numero 5 Anello, che rompe un digiuno che si protraeva ormai da un po' di minuti. Meno 7 per chi difende. Trapani in attacco con Canelo tutto solo, può tirare, sbaglia, si lotta al rimbalzo, è bravo Simone Candela andarsi a prendere il fallo in rotondo. Perché ho dimenticato il PC a casa, mi chiede Fabio. Si riprenderà con una rimessa. Gennaro Tessitore sul lato corto di campo. Il
fallo commesso Giovanatto, ne è entrato anche lui. Due tiri liberi per Walter Santarossa. Mi aggiorni un po' sulla situazione tabellini, sbaglia il primo, il buon Walter. Abbiamo il miglior realizzatore di Trapani che è proprio Santarossa con 7 punti e adesso arriva, anzi no, 0 su 2 per lui, il punteggio rimane su 16 a 9 a favore di Trapani che prova questa difesa pressata e poi rientra a zona. Palleggio Paparella. È una 2-3. Sì, no. Sì, sì. Una 2-3. Anello, vai tu, Caprari, speriamo. A realizzare Paparella da 2 punti, credo, anzi da 3, 16-12, il parziale, fin troppo ovvio, un concetto che più volte abbiamo approfondito durante le telecronache, mentre Evangelisti va a realizzare... La bomba la mette! È una squadra che vive moltissimo sull'entusiasmo in attacco, non appena manca questo. Cala... A maggior ragione adesso che non ha un vero uomo di quantità come poteva essere Marcante, Caprari, sbaglia, rimbalzo di Santarossa, prova a correre lui in palleggio, si ferma opportunamente, cerca e trovano finalmente i giocatori Granata, Canelo, scusate, per chiamare il gioco. Prova il pick and roll con Candela, anzi lo toglie via, vuole giocare uno contro uno, Canelo, fino in fondo, forzata la conclusione. È nostra! La palla... E di Trapani, Paparella, non so se Rosario l'ha preso, sì. Ha tentato di distruggere il mio telefono, si è seduto sul mio telefono. Non te lo vorrei dire. Seduto sulla nostra postazione. No, no, seduto sul mio telefono. Allora, Canelo, Evangelisti, Santarossa, grande gioco di gambe, grande assist, bravissimo. Grande canestro. E allora, sei d'accordo con me, Trapani c'è. Trapani c'è, il problema è la tenuta ovviamente, perché hai giustamente fatto cenno al fatto che questa squadra ha assoluto bisogno di un innesto che aumenti le rotazioni e aumenti anche la quantità e la qualità del gioco, per cui non si può mai star tranquilli. 21-12 il parziale nel frattempo, con Agrigento che ha un po' smesso di giocare. In lunetta Rotondo fa 1 su 2, meno 8 per Agrigento che adesso alza la difesa, zona press anche per la squadra in maglia azzurra, superata agevolmente da Trapani in questa occasione con una buona sequela di passaggi. A chiamare il gioco Canelo, difesa molto aspra di Anello su Canelo, cambio sistematico, lascia il mismatch a Santarossa. Frazione di passi, ha spostato il piede perno, buona difesa nell'occasione di Giovanatto. C'è subito un time out. Ricordiamo che Agrigento neopromossa, vera matricola di questa stagione. Non erano in pochi a darla fra le possibili sorprese. Squadra molto esperta che probabilmente sta anche patendo e non poco non poter giocare su un vero campo in casa, dove la squadra gioca a Favara. Però... diciamo che in questa seconda metà di campionato potrebbe riservare non poche soddisfazioni ai suoi tifosi, che peraltro oggi, come dicevamo in apertura di telecronaca, l'hanno seguita abbastanza numerosa, una cinquantina di tifosi agrigentini. Noi abbiamo un fastidioso ritorno in cuffia. Abbiamo il ritorno vostro in cuffia, stiamo cercando di spiegare a Bruno Conforti, sì. Adesso l'abbiamo tolto. Forse l'abbiamo avuto finora, anche nella telecronaca. Adesso è tolto grazie a Bruno. Fabio. Piano Danilo, che mi hai spaccato le orecchie. Devo recitare un mea culpa. Però te lo dico alla prossima time out. Va ricordami bene. Che d'accordo. Devo chiedere scusa a tutta la città, quantomeno a tutti i presenti. Paparella in palleggio. Dai Fabio, recuperiamo questa palla. Fai attacco qualcosa. Giovanatto, l'anticipo di Canelo, riesce con la circolazione di palla di Agrigento
Buona l'iniziativa.